Like Social. Ed eccoci qua, amici di Live Social, continuiamo a tenervi compagnia insieme ai nostri ospiti e alle loro esperienze professionali. E quest'oggi abbiamo un medico odontoiatra e dentista ai nostri microfoni. Do il benvenuto al dottor Andrea Cascarano. Benvenuto, dottore. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, intanto io inizierei spiegando un po' perché è così importante, insomma, occuparsi nella maniera corretta del proprio igiene orale. Sì, allora diciamo che è importante soprattutto in questo periodo in cui magari non ci si può recare da dentista normalmente, avere un alto standard di igiene orale a casa, ovvero applicare tutti quei presidi quotidiani come appunto spazzolarsi i denti 3 volte al giorno in corrispondenza dei pasti, spazzolarsi anche il dorso della lingua, è molto importante, e associare un colluttorio per uso quotidiano, uno di quei colluttori non di base alcolica ma per esempio di oli essenziali, è molto utile. E infine molto importante è l'utilizzo del filo interdentale, che garantisce una pulizia a 360 gradi delle superfici dentarie. Certo, e poi insomma l'igiene orale in termini di prevenzione può fare tantissimo, no? Assolutamente sì, l'igiene orale come prevenzione è alla base di tutto e di qualsiasi tipo di terapia che si fa in studio. Cioè la prima cosa è iniziare con una buona igiene, che sia a casa o che sia poi come seduta professionale in studio. Ecco, intanto io ricordo ai nostri ascoltatori che esiste anche un sito dello studio assolutamente da visitare, www.studiocascarano.com, e poi possono trovare anche 2 profili social, uno su Facebook, dottor Andrea Cascarano, e uno su Insta. Esatto. Andrea_Cascarano. Ecco, ma io credo che tra l'altro si sia evoluto moltissimo il vostro settore, soprattutto se parliamo di estetica del sorriso. Il sorriso è anche un po' un biglietto da visita. Sì, sì, assolutamente. Diciamo che oggi non abbiamo più limiti o problemi nell'affrontare qualsiasi tipo di patologia o trattamento odontoiatrico. L'importanza dell'estetica del sorriso è fondamentale perché abbiamo tutti i requisiti a nostro favore. Quindi un paziente potenzialmente non si deve porre più limiti in uno studio dentistico. Certo, tra l'altro anche la dimensione del dolore è stata ridotta non di poco, quindi si può andare molto più tranquillamente dal dentista. Assolutamente sì, non ci sono più motivi per sentire alcun tipo di dolore se è gestita bene la propria patologia o la propria problematica nel momento in cui la dobbiamo affrontare. Ecco, io so che lei ha uno studio in Puglia, quindi lo dico anche per tutti i nostri ascoltatori, ma possiamo regalare qualche consiglio magari insomma su quello che è possibile fare oggi a casa per avere un rapporto migliore con la propria igiene orale? Sì, sì, assolutamente. Allora, innanzitutto appunto l'igiene orale domiciliare, quindi come dicevo prima, utilizzare tutti i presidi classici, quindi lo spazzolamento costante, un buon colluttorio e soprattutto il filo interdentale. Successivamente è importante avere una costanza anche nell'appuntamento della seduta di igiene orale professionale, quindi quella in studio, perché in una media di 6 mesi ogni anno la placca all'interno della bocca, delle superfici dentali e delle gengive si accumula e non è possibile rimuoverla quotidianamente come facciamo tutti normalmente, ma c'è bisogno proprio di un protocollo di igiene professionale attuato in uno studio dentistico, magari dall'igienista dentale.
Ecco, quindi io credo che sia importantissimo anche, insomma, comportarsi correttamente passo passo ed essere tempestivi. A questo punto io la ringrazio tantissimo per essere stato con noi e per averci regalato tutte queste competenze preziosissime. La ringrazio, dottor Cascarano, e invito tutti i nostri ascoltatori a venirvi a trovare sia sul sito che sulle pagine social. Grazie a voi, Grazie buona per essere giornata. stato con noi e buon lavoro, a presto. Arrivederci. E mi raccomando, voi non scappate perché noi continuiamo come sempre a tenervi compagnia. Live social.